Yo-hai e benvenuti su Bigreen 247 per questo nuovo episodio che ho tagliato il gameplay qui, affrontando Eve, che sarebbe il fratello di Adam, che è quindi Adamo ed Eva bla 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 delle biomacchine. E quindi senza perderci altro tempo, andiamo. That this world is utterly meaningless. As far as I'm concerned, my brother was everything. And now everything must die. Cappa, zio, tranquillo. Why did you kill my brother? Perché veramente si è voluto suicidare lui e si è distolto dalle biomacchine. Si capisce un cazzo, non si vede niente. Un assoluto niente. Ma crepa, puttana di un di merda. Ok, qui dobbiamo stare molto attenti in ogni caso. Ogni volta che avremo l'abilità disponibile, lo assalteremo, ma per ora. Per ora ci limitiamo a capire i suoi attacchi ed autoattaccarlo così in questo modo. Non si vede niente, quindi è inutile attaccarlo. Perfetto, possiamo andarcene, abbiamo già fatto un po' di danni. Che cazzo è? Tanto non ci fai danno, proietta di un Eve. Questa qua è anche abbastanza easy in confronto al boss di prima da battere. E il boss di prima era veramente annientabile, qui ha frizzato. Che cazzo è? È metà energia, quindi è scappato? Non si vede una sega? Voi sì, se ci vedete qualcosa, ragazzi, fatemelo sapere. Perché io non vedo. Non vedo essenzialmente cosa stia capitando. Affanculo. Come può uno arrivare da quel figlio di puttana se continua a spammarci merda addosso da lontano? Ok, ho schivato proprio nel momento esatto in cui avrei dovuto. Che è molto buono. Sono qua, vecca. Dai, Bel, dai, 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 fightami. Fightami, merdaccia, fightami. Fightami, merdaccia. Dove scappi? Dove scappi sugli altri punti, eh? Adesso ti vedo. Così, ha devastato tutto. Devi morire, morire. Quasi morto comunque. No, no. Ma che palle. Questo qua, no. Ah. Porca puttana. Esatto. Onit, sto paio di palle. Ma dai. Se lui dice che ce la farà, insomma, in poche parole. Devo solo aspettare che Nines faccia il suo dovere e lo hacchi. È già un quarto. In ogni caso, è già un quarto della cosa. Intanto cerchiamo di fargli dei danni. Vorrei anche prenderlo, tipo, ogni tanto. Però non mi rimane l'attacco sul bersaglio, non so perché. Sembra che non sia bersagliabile. La smette quello là di prendermi, che io sto schivando da un quarto d'ora. Vabbè, sto anche correndo malamente. Basta, mi hai rotto il cazzo, io sto qua e ti arro da qua. Cosa che devi farmi paura se avanzi così, merdina? Ok, iniziano ad avere veramente poca vita e pochi recuperi più che altro. Beh, in realtà ne ho altri 99 che sono più grossi di questo che ho attualmente. Questo qui fa un botto di danni in più comunque all'altro poddino.
Gli faccio più danni da qua. Che con il poddino che non auto-attaccandolo, perché non me lo prende come bersaglio. Tanto è già a tre quarti che lo sta accando per riuscire a ucciderlo. Tanto gli togliamo un po' di vita lo stesso. Never say che serva. Anche se in realtà stiamo solo aspettando che 9S faccia il suo lavoro di accatore professionista. Noi continuiamo a togliere il più vite possibili. Dovremmo esserci comunque. E qua 9S. Dai, 9S, dai. Perfetto. Perfetto. Così. Sembra uno scontro di Dragon Ball, porca puttana. E anche rallentamento di FPS letale. Saranno 10 FPS. Gli ha rotto la katana, per sapere, perché era bella quella katana. Cazzo urla questo? Vabbè. Vabbè. Mi chiamano, ma rispondo dopo, perché adesso come adesso... un po' hard. Mo faia. Ok. Ok, proviamo a cambiare il poddino. Magari con questo gli facciamo dei danni considerevoli anche a distanza. Perché in aria non riuscirei a prenderlo. Sì, sì, continua a prenderti in faccia delle maionettate. Dovremmo batterlo se continuiamo così. Ah no, si allontana, non possiamo proprio colpirlo corpo a corpo. Si allontana, vedete, ogni volta che ci avviciniamo. E crepa! Ma crepa e stai zitto. Vedi come si muove spasticamente quello schifo! Guardate come gira. E muori. 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 Si riesce a fare una combo bella qua. Perché lui è in aria. E muori. Muori, crepa. Devastati, implodi. Niente, si sposta ad una velocità letale. Stai zitto! Stai zitto, crepa! Stai zitto e crepa! Dove cazzo sta quella merda? Vaffanculo! E muore! E allora crepa, no? No, fa esplodere tutto. SCVP distrutto, combattimento ravvicinato. No. Ah, non è più possibile ravvicinare. Cosa con. Vabbè, quindi come faccio? Non vedo una sega, poi c'è tutto il. Non si capisce un cast, è andato a puttane tutto dopo quell'ultimo attacco. Dovrò farlo fuori di poddino, obbligato. Puoi andare dove vuoi, tanto prima o poi muori. Non manchi neanche tanto. Va bene, certo, certo, zio, tranquillo, tranquillati. Tanto sei già morto, ma vabbè, dai, continuiamo a fare questa cosa. Ma stai zitto, prenditi in faccia dei missili, prenditi in faccia dei missili, prenditi in faccia dei missili, così. Dai, dai, poddino, fagli il culo.
Tanto è un poveretto lì che assomene. Guarda quanto è difficile doggiare le tue tecniche, troietta. È facile, adesso è facile perché ben appunto non avendo i sistemi di combattimento ravvicinato sarebbe anche una cagata. Ah, ok, non posso più fare niente. Niente, devo rimanere qua così. Qui nel punto della missione. Ce la faremo? Devo fare. Non posso fare niente, devo rimanere qua per forza. Proviamo a muoverci fuori dalla zona. Eccolo, Liv. È morto. Anche lui. Ha fatto tutto lei, ha fatto. Tutto lei, tutto 2B. Un esercito in un automata. Finalmente è finita. Forse è la fine del game veramente? Nines è lì dietro. Si è tolto la maschera, finalmente lo vediamo in volto. Anche lei. Cosa cazzo? Dobbiamo uccidere anche Nines adesso. Sta diventando una biomacchina. But you'll lose you, the you that exists at this very moment. Guess so, but we can't upload this corrupted data to the bunker. So... 9S. Vabbè, sacrifica se stesso e rinasce in una nuova forma per salvare noi. O per salvare il bunker. Lo dobbiamo uccidere noi. Gli va in groppa. Scena un po'. Era preso drammatizzare la scena. Decidono che vogliono un figlio, infatti. Oh, sesso violento, sesso violento. Infatti si sentono questi versi. Buono. Vabbè, capita. Capita, Ciubi. Piange? Siamo seri? È un automata. È un androide. Sarà liquido casuale? Rallentano i frame anche se non succede niente, quindi sono proprio le cutscene che... Che cos'è quella roba? Ce ne sono ancora vivi? Ma
È un messaggio? Sai che siamo proprio alla fine del gioco. Una vesse, mi sa. What is it that separates machines from androids like us? The machines have gained emotions, consciousness. The final screams they summoned on the edge of death. They still echo within me. E qui finisce Nier Automata, ragazzi. Mi sono goduto questo titolo dall'inizio alla fine, veramente bellissimo. Cioè, una storia veramente mua, mua, mua. È fantastico. Farò magari una piccola recensione. Magari sì, magari no, dipende. Perché comunque è veramente, sono sicuro che ve lo siete goduti anche voi. Perché era bellissimo, era fatto benissimo. Quasi tutto, a parte l'unica cosa che mancava in questa cosa erano le inquadrature, che veramente ogni tanto davano da impazzire. Però tutto il resto è fatto da Dio. Niente da dire, tra Platinum Games e Square Enix hanno fatto un gran bel lavoro insieme, si sono veramente coordinate bene, c'è tutto il necessario in questo gioco per renderlo veramente un 9 su 10, direi, un 9 e mezzo su 10. Non proprio il 10 su 10 che gli hanno dato per quelle inquadrature, che veramente sono... ogni tanto rompono veramente i coglioni. Alcuni mostri sono difficili da battere, difficili da capire le meccaniche, o comunque la cosa è molto lunga. Però sì, nel resto è tutto ok. Un 9, quindi noi gli diamo un 9. 9 su 10 va benissimo. Molti gli hanno dato 9 su 10, altri hanno dato 10 su 10. C'è chi apprezza di più, c'è chi apprezza di meno, ma il voto è quello. C'è un gran bel gioco, è un gran bel gioco. Secondo me merita tutta la pubblicità positiva che gli hanno fatto, ed è veramente un gioco da comprare. Io qui finisco il video, ragazzi. Se questo gioco vi è piaciuto, se questo video vi è piaciuto e volete altri gameplay del genere, continuate a seguirmi. Io sono BigGreen247 e questo è Nier Automata. Ci vediamo in una prossima puntata con altri giochi e LOL o chissà mai cosa, perché comprerò ovviamente altri giochi in uscita che già adesso sono in hype, per esempio Outlast 2 sono in hype. E niente, ci vediamo in una prossima puntata qui su Big Green. Yo, hi!